Nuovo stop per la campagna vaccinale in Basilicata a causa della mancanza di dosi. Oggi niente somministrazione di Pfizer e Moderna nei punti vaccinali della provincia di Potenza. Da domani garantite le seconde dosi, al momento si va avanti con AstraZeneca per gli over 60. E intanto resta intorno al 5% il tasso di positività in Basilicata, 66 nuovi casi accertati a fronte di 1.253 tamponi processati, ancora in aumento il numero dei guariti, in vigore il decreto riapertura, il coprifuoco slitta da oggi alle 23, in 8 istituti superiori lucani didattica in presenza al 100%. Vertenza ex Ocean, stamane presidio dei sindacati davanti alla prefettura di Potenza, chiesto un tavolo in regione per portare finalmente il dossier al Ministero dello Sviluppo Economico. Matera è stato individuato e denunciato dalla polizia l'autista del furgone coinvolto nell'incidente costato la vita lo scorso 12 maggio ad un giovane centauro, l'uomo si era allontanato senza prestare soccorso. Calcio in Serie D, giornata importante per Picerno e Rotonda impegnate nei recuperi di campionato. I melandrini ospitano la Puteolana per tenere vivo il sogno promozione diretta. I lupi del Pollino affrontano il Roccella. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura di questa edizione tutti gli ultimi aggiornamenti legati all'emergenza coronavirus. Nuova battuta d'arresto per la campagna vaccinale nel Potentino. Oggi e domani sospesa la somministrazione con Pfizer e Moderna in attesa dell'arrivo delle nuove forniture. Intanto l'open day con AstraZeneca arriva anche nei centri sui territori per gli over 50. Ci spiega tutto Mara Risola. Ancora stop ai vaccini. Per la seconda volta nel giro di 10 giorni mancano le dosi di Pfizer e Moderna e si fermano le somministrazioni con questi due sieri nei punti vaccinali dell'ASP nel Potentino. Circa 2.000 gli appuntamenti saltati per insufficienza di scorte. Intanto proseguono senza problemi le inoculazioni con AstraZeneca per la classe d'età tra i 60 e i 79 anni. Sarà assicurata invece da domani la somministrazione delle sole seconde dosi. Come è accaduto la volta scorsa, saranno programmati i recuperi dei richiami previsti per oggi e di tutte le prime dosi non somministrate, coerentemente alla disponibilità di Pfizer e Moderna. Alle persone prenotate saranno comunicati modalità e tempi di recupero della prenotazione. Una carenza di forniture che dovrebbe essere colmata nei prossimi giorni, con l'arrivo delle nuove consegne, circa 3 milioni di dosi totali, al commissariato nazionale che provvederà così a smistarle alle varie regioni. Intanto in Basilicata, secondo la piattaforma di Poste Italiane, ieri sono state somministrate 5.900 dosi. La copertura con le prime dosi per gli over 80 è al 90%, per gli over 70 all'80%, per gli over 60 al 50%, per gli over 50 al 34%, per gli over 40 al 26%. Per gli over 30 al 19%, per gli over 20 al 13%, per la fascia d'età tra i 16 e 20 anni al 9%. La novità è che in alcuni comuni sarà replicato lo schema dell'open day con AstraZeneca per gli over 50, come è accaduto a Potenza con Johnson & Johnson. A Moro Lucano e Bella è possibile dare la preadesione al comune per le iniziative che si terranno questa domenica. E intanto resta intorno al 5% il tasso di positività in Basilicata. Sono 66 nuovi casi accertati a fronte di circa 1.250 tamponi processati. In vigore intanto il decreto riapertura, il coprifuoco da oggi slitta alle ore 23. In 8 istituti superiori lucani invece didattica in presenza al 100%. Il punto nel servizio di Michelangelo Russo. Resta sotto il 6% il tasso di positività, 66 gli ultimi casi scoperti tra i lucani, su 1.253 tamponi esaminati, 192 i guariti. Ieri, su 83 positivi, il 30% era rappresentato da under 20. In corso, nel frattempo, ad Acerenza e Rivello, entrambi i comuni collocati in zona rossa, gli screening programmati sulla popolazione scolastica, 130 i test somministrati nel comune Alto Bradanico. Già ultimato, invece, lo screening previsto nel materano Airsina. Tamponi effettuati su bambini e sul personale dell'asilo nido, nonché sui contatti stretti dei positivi.
e sono emerse 4 nuove positività, 2 relative proprio all'asilo nido e una relativa ad uno studente di seconda media, la cui classe è da oggi in DAD. Lunedì mattina, ha annunciato il sindaco Morea, verranno effettuati i tamponi per gli studenti delle classi già in DAD da qualche giorno. La tempestività dell'azione, ha però spiegato il primo cittadino, con tutta probabilità ha impedito la nascita di un focolaio per il nido, limitando i danni. 21 i casi attuali nel comune. Migliora la situazione nel frattempo ad Anzi, da qualche giorno finito in zona rossa, ci sono 4 nuovi guariti e 2 conferme di positività. La sindaca ha chiesto pertanto la revoca dell'ordinanza. La task force dovrebbe esprimersi in serata e dovrebbe farlo anche per valutare l'adozione di altri provvedimenti. E da oggi 8 scuole superiori tornano in presenza al 100%. Infine, da stasera cambia l'orario del coprifuoco, che scatterà non più alle 22, bensì alle 23. La cronaca giudiziaria: è stato individuato e denunciato dalla polizia l'autista del furgone coinvolto nell'incidente stradale lungo la Statale 7, costato la vita lo scorso 12 maggio al motociclista materano Bruno Pilato. L'uomo, dopo essere stato tamponato dal giovane centauro che a seguito dell'impatto era rovinato sull'asfalto, non si era fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga. La polizia lo ha individuato grazie a delle testimonianze e alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Il furgone è stato sottoposto a sequestro. La cronaca sindacale con l'avvertenza ex Ocean. Stamane presidio sotto la prefettura a Potenza. I 126 lavoratori attraverso i sindacati chiedono un tavolo in regione per portare il dossier al Mise. Sentiamo Alessandro Panuccio. Qualcosa si muove sul fronte ex Ocean di Melfi. Filt CGL e Will Trasporti chiedono a gran voce alla Regione Basilicata di convocare un tavolo per il futuro occupazionale dei 126 lavoratori, sempre più a rischio. Bisogna intervenire subito al fine di mettere in atto tutte le azioni necessarie, a partire da un incontro presso il Mise affinché Conad riveda il proprio piano industriale. E lo hanno ribadito anche stamane in un presidio in piazza Mario Pagano davanti alla sede della prefettura potentina. Che ci ascoltino e ci risolvono qualcosa, altrimenti la vedo, saremo 126 famiglie che saremo in mezzo alla strada e non abbiamo altre alternative. Io, essendo anche che ho più di 50 anni, la vedo proprio, non ho altri sbocchi e quindi non so proprio come trovare un altro lavoro o un'altra alternativa se non si risolve qualcosa. La speranza di lavoratore qui sotto è diventata una situazione insostenibile per tutti i 126 lavoratori. Con la cassa Covid nessuno più ce la fa andare avanti, o famiglie o non famiglie. Siamo stati presi per in giro, si continua ad essere presi per in giro da tutti, dalla politica, soprattutto dalla politica locale e pure nazionale. Nessuno si sta ricevendo al Mise. È una situazione drammatica e non si capisce come andrà a finire per tutti. Eppure la logistica è un settore strategico per lo sviluppo della Basilicata e l'area di San Nicola di Melfi è sicuramente un hub di grande rilevanza per posizione strategica e professionalità. Aspettavo qualche risposta pure da parte dell'assessore Cupparo, ma intanto niente. Aveva pure promesso, se magari là non apriva più dove abbiamo lavorato per questi 15 anni nella logistica, potevamo essere assorbiti da qualche altra logistica pure stessa a San Nicola di Melfi, ma la Fiat sta peggio di noi. Ma le dichiarazioni di solidarietà non bastano più, qualche risposta si attende in queste ore dal tavolo in prefettura, al quale hanno preso parte Ditel e Summa per la CGL e Tortorelli e Pecce per la UIL. E si è concluso da poco il tavolo in prefettura, dove il prefetto Vardesi è impegnato ad aprire un tavolo permanente in regione con l'intento di trovare una soluzione e garantire continuità lavorativa alla platea di lavoratori interessati. Al tavolo verrà chiesta la presenza dei rappresentanti Conad e CISA, rispettivamente proprietari e datori di lavoro del sito di San Nicola di Melfi, dei sindaci di Lavello e Melfi, dei sindacati di categoria e confederali. I finanzieri della compagnia di Matera hanno denunciato per truffa aggravata il rappresentante legale di 3 società che avrebbero beneficiato indebitamente di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dalle indagini è emerso che 3 impianti fotovoltaici, tutti installati nella provincia di Matera e distanti meno di 500 metri l'uno dall'altro, erano riconducibili allo stesso soggetto. Il frazionamento in 3 parti dell'unico impianto fotovoltaico aveva permesso alle società di ottenere tariffe incentivi
incentivanti per un importo totale di circa 15 milioni di euro. Ed ora ci fermiamo per un minuto di pubblicità. Cosil in auto, concessionaria Alfa Romeo e Jeep, oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico a Sala Consilina e Potenza. Assistenza altamente qualificata e pezzi di ricambio originali. Cosil in auto, unico centro quadrifoglio verde e 4C in Basilicata. Da Cosil in auto, ampia disponibilità di vetture aziendali con chilometri certificati garantite da Mirafiori Outlet, Click Car e Select for You. Non andare oltre, la tua auto ti aspetta qui. Stai invecchiando sui libri. Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800 33 11 88. L'esame è un mattone? Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800 33 11 88. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Scuola test. Preparazione test d'ammissione a medicina e professioni sanitarie. Corsi personalizzati. Info all'800 47 00 73. Un piccolo passo in avanti verso l'istituzione in Basilicata di una sezione della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, dopo i ripetuti appelli lanciati dal procuratore capo di Potenza Francesco Curcio di avere una sede DIA per fronteggiare al meglio l'allarme criminalità organizzata nella nostra regione. Il Consiglio regionale ha approvato ieri all'unanimità una mozione presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Leggeri, Perrino e Carlucci, ma sottoscritta da tutte le altre forze politiche, per far sì che la Basilicata possa essere dotata di una sezione DIA. Con il documento si impegnano il Presidente Bardi e la Giunta regionale a chiedere al Ministro Lamorgese l'istituzione in regione della Direzione Investigativa Antimafia. Ed ora ci spostiamo a Matera, dove all'ex ospedale San Rocco per tutta la settimana sarà visitabile la mostra Carte di Musica dedicata al compositore Leonardo Leo. Ce ne parla Donato Carbonella. Il pezzo più raro fa bella mostra di sé sotto un quadro del maestro, di fianco ad una penna e ad un calamaio. Si tratta del dramma sacro Dalla morte alla vita di Santa Maria Maddalena, scritto nel 1722 e da allora ritenuto perso. Grazie all'instancabile lavoro filologico del professor Dinko Fabris, docente di storia della musica all'Università di Basilicata, e dal maestro Cosimo Prontera del Conservatorio di Venosa, il raro manoscritto di Leonardo Leo, straordinario compositore pugliese di scuola napoletana, è stato recuperato in Francia, a Parigi, quando ormai nessuno osava sperare che sarebbe mai stato ritrovato. Proprio Leonardo Leo, compositore pugliese di scuola napoletana, è il grande protagonista di Carte di Musica, la mostra inaugurata all'ex ospedale San Rocco a Matera. Protagoniste assolute dell'esposizione sono quelle carte antiche un po' ingiallite, stampe e manoscritti, attraverso i quali il genio di tanti maestri della tradizione operistica del Regno di Napoli è fluito, sopravvivendo fino ai nostri giorni. La mostra ci accompagna in un viaggio attraverso tre secoli di musica, con gli spartiti, i testi e le note scritti di proprio pugno dai più grandi compositori di quello che fu poi ribattezzato il Secolo d'Oro di Napoli, un percorso che fa inevitabilmente rivivere al visitatore le atmosfere dell'età moderna tra corti, salotti e teatri. Dopo essere stata già allestita in molte città del sud Italia, a partire da San Vito dei Normanni, città natale di Leonardo Leo, la mostra rimarrà a Matera fino al prossimo 23 maggio e sarà visitabile gratuitamente. Apriamo la pagina sportiva con il calcio di Serie D. Oggi pomeriggio in campo Picerno e Rotonda ci presenta le loro sfide. Donato Valvano.
A soli 3 giorni dal pareggio beffa contro il Casarano, che ha rovinato la festa del Picerno nel giorno del ritorno al Curcio dopo 2 anni di assenza, oggi pomeriggio i rossoblù tornano nuovamente in campo nel recupero della 28ª giornata contro la Puteolana, non disputatasi lo scorso 2 maggio per casi Covid all'interno della squadra flegrea. Per Capitan Esposito e compagni la possibilità di ricucire, anche se solo parzialmente, lo strappo che li divide dalla capolista Taranto. Al momento lontana 6 punti e la possibilità di portarsi a -3 in caso di bottino pieno e tenere ancora aperti i giochi per la vittoria del campionato a 4 gare dalla fine. Una partita fondamentale per i melandrini e da affrontare con la massima concentrazione, visto che la Puteolana, a caccia di punti salvezza, si presenterà al Curcio col coltello tra i denti. Sarà un match fondamentale in chiave playoff invece la gara che sempre oggi pomeriggio vedrà il Rotonda affrontare al Disanzo il Roccella nella 30ª giornata del girone I. I biancoverdi sono reduci dalla sconfitta di misura in casa della Gelbison, che ha allontanato la squadra di Mister Pepe dalla 5ª posizione, ora distante 4 punti. Lupi del Pollino che devono necessariamente vincere per continuare a coltivare le ambizioni per arrivare tra le prime 5 della graduatoria. Il compito sulla carta sembra abbastanza agevole, visto che il Roccella è ultimo nel girone I e con un piede e mezzo in eccellenza, visto che i calabresi sono a 14 punti dall'ipotetica zona playout, ma nel calcio nulla è scontato. Calcio d'inizio per entrambi i match alle 16. Ed ora parliamo di basket. 2 vittorie in pochi giorni rilanciano le azioni della Basilia Potenza, che consolida il 5º posto in classifica in Serie B. Il servizio di Luigi Santopietro. Vincere è bello, farlo 2 volte nel giro di pochi giorni è una figata pazzesca. La Basilia Potenza riesce nell'impresa del doppio successo contro la stessa avversaria, il Corato, e lo fa con una prestazione di grande intensità. Che sarebbe stato difficile lo si sapeva già dal recupero di martedì scorso, da quell'incredibile finale per 53-54 che ha visto il trionfo delle leonesse. La conferma è arrivata dal match del fine settimana a Palapergola, dove le lucane vincono sì 69-53, ma dopo una gara estremamente equilibrata. La partenza è tutta delle ospiti, trascinate da una Ferraretti e da una De Nicola, autrice ancora di una prova perfetta, con il tiro dalla lunga distanza che fa molto male. Marino e compagne un po' contratte trovano pochi canestri e chiudono in svantaggio i primi 10 minuti di 5 lunghezze. Secondo quarto ed è ancora grande battaglia in un match molto fisico e tecnico. Le coratine con grande concentrazione si portano all'intervallo lungo col minimo vantaggio 24-25. Il terzo quarto parte con l'affanno e una Carosio carica di falli. Così coach Luongo deve gioco forza mettere in panchina la leonessa argentina per far ruotare tutte le altre. L'assenza in regia si sente e si sentono anche i piccoli infortuni patiti da Panteva e Stojanova durante il secondo quarto. Nonostante le difficoltà, le leonesse chiudono il terzo quarto in vantaggio sul 42-40. L'ultimo tempo è una battaglia. Le padroni di casa approfittano del calo fisico e mentale delle coratine e allungano prima sul più 10, poi addirittura sul più 14. Negli ultimi minuti, con il pieno controllo del match, c'è tempo per far entrare anche le più piccole ed una super Giuditta Molinari ne mette 2 a referto. Il match termina 69-53 ed è un'altra grande festa in casa Basilia, che vale oro colato in ottica 5º posto consolidato dagli 8 punti in classifica. Da segnalare una super prestazione di Daniela Gomez, autrice di 20 punti e in serata di grazia. Ma non c'è tempo per rifiatare. Giovedì sfida infrasettimanale in trasferta al Palazzauli contro il Battipaglia, palla a 2 alle 20:30. Siamo stati bravi a ribaltare una partita difficile, perché caratterialmente abbiamo messo il cuore a un certo punto e abbiamo fatto anche un buon basket, una pallacanestro pulita con delle belle giocate che ci hanno premiato alla fine. Noi speriamo e vorremmo che fino alla fine del campionato le ultime 3 gare le vorremmo vincere tutte e 3, sperando nel confermare il 5º posto che attualmente occupiamo. Sì, sicuramente è stata una partita difficile, in casa loro abbiamo vinto solo di 1 punto, quindi abbiamo incontrato una squadra sicuramente con tanta voglia di vincere, però alla fine abbiamo mostrato che siamo la squadra più forte e l'ultimo quarto abbiamo giocato veramente bene in difesa e bene in di squadra. Ed è tutto per questa edizione, grazie come sempre per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.